continuano a lavorare sotto i 19.300 punti, il FIB sembra aver voglia di sfondarli, effettivamente non c'è un'area di volumi sopra che fa la resistenza, si tratta solo di motivazioni di carattere psicologico, tra l'altro le indicazioni che arrivano dall'Asia sono neutrali, Hang Seng sotto l'esistenza non è ancora rotto, invece l'S&P australiano ormai è vicino ai massimi, idem per il Nikkei che si sta avvicinando ai massimi, magari stiamo aspettando anche quei mercati per poterci spostare leggermente più in alto. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Class NBC, ben ritrovati in particolar modo a tutti i trader, oggi tra l'altro è una giornata importante perché partono anche le trimestrali europee. Questa mattina c'è stata Philips, ha chiuso i mercati, pronti via con SAP, il colosso dell'informatica tedesca. Comunque, accanto a me, per poter parlare, per poter capire dove andrà il FTSE MIB, ad esempio, e tanti altri mercati, c'è Marco Sforna di Active Trades. Buongiorno Marco. Buongiorno Giuseppe. Allora, io partirei subito da te, abbiamo detto che stiamo sotto 19.3, lo stiamo lavorando e non c'è niente sopra, ragazzi. Sopra non c'è assolutamente niente che possa fermare il FTSE MIB. Si tratta a questo punto solo di motivazioni di carattere psicologico. Che cosa stiamo aspettando secondo te per sfondare e andare molto più in alto? Hai detto benissimo Giuseppe, il FTSE MIB effettivamente la cosa importante da riuscire a capire è proprio quella di intendere fino a che punto riuscirà ad arrivare. Sicuramente il prossimo obiettivo sono i 20.000 punti. Adesso, come dicevi giustamente te, siamo attorno a 19.300 punti, siamo ai massimi da 2 anni. Indubbiamente ci troviamo in una situazione di assoluto ipercomprato, quindi in qualche modo e soprattutto nel brevissimo termine il FTSE MIB dovrà riuscire a scaricare questo ipercomprato. Dal mio punto di vista una strategia short nel brevissimo termine, quindi si parla entro qualche giorno appunto, potrebbe effettivamente portare una buona redditività. L'unico aspetto da tenere in considerazione è che comunque nel breve e medio termine è molto probabile che il FTSE MIB prosegua la sua corsa, il suo rally a 20.000 punti ed oltre. Quindi ecco, guardatelo, guardate quanto è bello, guardate, questo bar inside si chiama questa, 1, 2, 3, 4 barre contenute all'interno della barra le ultime 4 sedute, quindi grosso modo siamo intorno a mercoledì, esatto, la barra anti-alto range, questa è la barra benchmark, che è la barra da abbattere, ci sono i massimi, prima guardavamo con Marco i volumi, non c'è niente, qui sopra che possa, diciamo, frenare, si tratta, come dicevo, solo di un livello di carattere psicologico, e guardate invece l'ascesa del movimento, effettivamente si trova sul bordo superiore del canale rialzista che ha tenuto le quotazioni, anche se c'è in corso una sorta di accelerazione sul mercato. Però portaci un po' di novità dalla City Marco, allora ecco, è solo di un'operazione, un IPO importante che c'è stata, raccontaci un po'. Quest'IPO faceva riferimento alla Royal Mail, che sono le poste, esatto, le poste inglesi. C'è stata effettivamente la privatizzazione delle poste inglesi, la domanda ha superato oltremodo l'offerta, si parlava addirittura di una domanda di azioni circa di 60 miliardi di pound per un'offerta attorno a 1.6-1.7 miliardi di pound. Ciò cosa significa? C'è stata una domanda incredibile, infatti nell'ultima settimana le azioni della Royal Mail hanno guadagnato fino al 50%. Che è effettivamente una cifra astronomica. Sono rimasti delusi i grandi investitori perché a causa di questa domanda così elevata è stato deciso di allocare l'azionariato, quindi le azioni soltanto ai piccoli investitori, a coloro che hanno fatto un'offerta inferiore a 10.000 sterline. Quindi l'obiettivo, l'intenzione del... Come effetto politico questo? Potrebbe anche essere, sicuramente è stato un messaggio forte da parte della Royal Mail che non vuole creare dei gruppi così forti, così ampi, così grandi da poter prendere il controllo della società, quindi ha voluto frammentare il più possibile l'azionariato tra un pubblico maggiore. E, appunto, quindi una redditività molto elevata, si parla del 50%, ciò significa che nel mercato secondario c'è ancora tantissima domanda delle azioni, delle poste inglesi e vedremo di fatto che cosa succederà in futuro. Un'ultima cosa, sicuramente c'è stata una sottovalutazione dell'impresa, della società inglese, infatti probabilmente ci sarà una indagine da parte dell'autorità
di regolamentazione proprio per questo motivo, perché è stata sottovalutata troppo la società, e quindi poi abbiamo visto nel mercato secondario la grande domanda delle azioni della Royal Mail. Va bene, allora intanto ci fermiamo un attimo perché incombe la pubblicità, poi ci ritroviamo perché voglio parlare di Forex Contest, bellissimo, brillantissimo il campionato quest'anno. Possiamo già svelarvi i nomi di chi è in testa in classifica, però ricordiamo che ci possono ancora iscrivere, sono anche i premi settimanali. Assolutamente sì. E riparliamo dopo la pubblicità.